possiamo così fare che il sindaco, se non va guardato, è stato il primo sindaco di sinistra di Ormolai nel 1975, se non va guardato. Quando divenne sindaco, anche qui se non va guardato, il nostro amico Gigi Becciu a Bologna. Oggi qui abbiamo, mi pare, due eventi sindaci eventi di Bologna, quello Gigi Becciu e il suo vicino di banco, qui di sedia, Luciano Gatta, noto storico, creduto, anzi Luciano è la prima volta che vedete, mi fai un applauso perché è Luciano. Di Ormolai, poi il dottor Franco Gazzulla, divenne sindaco, anche questo ottimista, eccetera, eccetera, Michele Conte, che qui a Cagliari aveva scoperto che il ciucone è a morte. E per la prossima edizione dei ricordi che vi distribuiremo dopo, avremo anche tanti racconti, ivi compreso questo che riguarda su Cocone e riguarda in parte anche un altro Gazzulla che ci manda i saluti, ed è Carlo, ironicamente chiamato dal padre Carlo. Vabbè, di Ormolai poi avevamo avuto la garanzia che sarebbe venuto con le corde i moschettoni e invece no, ci ha un po' deluso, è venuto anche Peppino Colombo, che è stato presidente, non so se sia ancora presidente, è così. E in attesa di fare poi la chiacchierata più ampia anche con il libricino dei ricordi e il DVD, il CD con le fotografie, adesso facciamo il giro, chi se la sente perché bisogna fare tre piani più o meno, il giro con Padre Pirellu, che anche lui insomma la conoscete tutti, ma una cosa che Padre Pirellu era, perché vi fare una zoomata quasi a 160 poi. Facciamo qua, perché assieme ai vari studenti, essere
specie di fede che in realtà è più una fede timorosa, quasi spaventato. Dio, cosa penserà di me, cosa farà di me, cosa vorrà di me? Del 65, quindi il secondo anno che Cagliari ha funzionato come scuola apostolica. E allora ecco, sono anch'io contentissimo di essere qui. Per me quegli anni sono stati molto importanti, perché era la prima volta che i gesuiti mi mettevano a tempo pieno in mezzo alla gente, non con lo studio, ma che c'è stato anche in parte, ma soprattutto per vivere e condividere e aiutare a crescere le persone, che è la cosa più bella che ci sia. Credo che quello che il Signore come dono grande ci ha fatto è quello di poterci incontrare in modo non superficiale fra di noi. E fra di noi ci sono stati momenti di preghiera, di condivisione, di lettura del Vangelo, sono stati anche momenti di divertimento. Ricordate quella volta che eravamo a Monte Urpino e a un certo punto il custode del deposito ci aveva bloccato tre dei nostri ragazzi. Io ero andato a liberarli e lui aveva liberato i ragazzi e mi aveva tirato dentro me con violenza. E allora ecco che sono corsi ragazzi ad avvisare i padri, poi è arrivata quando finalmente questo si era calmato, e siamo usciti e c'era la cenere, c'erano i camionetti della polizia, le zaccate in subuglio. E come dire, abbiamo vissuto momenti di vario tipo, ma tutti belli. E poi concludo, mi permetto di richiamarmi a quello che diceva padre Francesco dell'importanza del ricordo, perché far riemergere al cuore i ricordi fa bene, non solo fa bene, ma secondo la Bibbia il ricordare è anche fondamento di futuro, garanzia di futuro, perché se il Signore che è fedele ha cominciato qualcosa di bello con noi, da parte sua non si tirerà più indietro. E quindi è fondamento di speranza. Allora io credo che questo momento sia per noi non soltanto un avere dei ricordi belli, faticosi, di gioia, di vario tipo del passato, ma è anche vederci così tutti insieme un motivo di speranza. Il Signore continua ad accompagnare le nostre vite. Bene, grazie. Trovarsi a distanza di tempo, quasi come Facebook, che permette di ritrovarsi le persone che non sono assieme, poi in forma più relazionale, vedo ci sono persone di diverse generazioni. Ma è bello ritrovarsi, è bello quello di continuare con tutte le altre chiacchiere su nel più che nel fresco, ma nel proprio pranzo, e anche di questo ringraziamo gli organizzatori. Allora, mi hanno chiesto a suo tempo di tratteggiare un attimo la storia della scuola apostolica sarda.
Allora, è chiaro che troverete tutto nello spazio, perché adesso mi sembra il caso di stare lì a capitolare tutto, non si lo conosce praticamente, anche perché poi ci sono delle foto da vedere. Mi tocca spegnere. Giusto qualche cosettina, magari qualche informazione la possiamo dare. Come nasce la scuola apostolica santa? Beh, come nasce la scuola apostolica? Praticamente tutto inizia nel lontano 800, nel senso che quando ci sono state le leggi anti-ecclesiastiche che hanno soppresso gli ordini religiosi, tutti gli ordini religiosi sono ritrovati che avevano un po' le gambe tagliate, ci fu un crollo dell'educazione anche. Per cui, già a fine 800, diversi ordini, gesuiti, barnabiti, francescani e altri, pensarono a questa possibilità, insomma, di seminari minori, di scuole apostoliche, in cui avere un primo approccio con la gioventù. E un po' tutte le scuole apostoliche, tutte le province, avevano la loro scuola. Quindi la Sardegna faceva parte della provincia torinese. C'era la scuola apostolica, era Lanzano, Monsignor Saburni, cioè rispetto a uno che chiaramente stava a Cagliari, era un po' distante. Ecco, per quei tempi c'era un mare in mezzo, indubbiamente. Allora, fu il padre generale in persona, all'epoca era polacco, Lidukowski, nel 1937, che mediante il suo visitatore qui in Sardegna dice: ma cosa aspettate a fare la scuola apostolica? Per cui lanciò l'idea, però ha lanciato soltanto l'idea, cioè di Nai, non dare quindi era il popolo superiore dell'epoca, che qualcuno ha conosciuto, veniva anche ricordato oggi, padre Giuseppe Ampo, che era il superiore della comunità di San Michele, questa Leita, che si mise da fare, si mise in azione e riuscì a ottenere, grazie alla benevolenza di un grande benefattore di compagnia che fu il commendatore Raffa Garzia, a quale dobbiamo sia la prima scuola apostolica sia anche la costruzione della seconda scuola apostolica di Cagliari, in qualche modo fu opera sua, per cui è giusto che venga ricordato. Per cui c'è questa scuola apostolica a Santa Vetrace, la prima foto che è comparsa era proprio il primo edificio, appunto Villa Maria Pia, che era la Villa Garzia, fu ampliata, fu comprato anche un secondo edificio a fianco, la Casa Valle, per cui insomma divenne un po' grandetta, anche se però erano soltanto i primi due anni della scuola media, niente di più, quindi per ottenere il terzo anno e fare le licenze bisognava rivolgersi presso altre scuole. Ecco, qui a Santa Vetrace sono gli anni della guerra, attenzione, quindi chiaramente la vita era grama, per sopravvivere padre Albo aveva soldato tutte le donne della congregazione mariana femminile di San Michele, e tutte queste in qualche modo, chi veniva a cucinare, chi veniva a rammendare, chi veniva a lavare la roba, insomma, praticamente hanno fatto veramente un po' di cosa di molto bello, di eroico per quei tempi. Poi come tutti a Cagliari durante i bombardamenti ci si scappò, gli studenti furono sfollati a Sedilo, nei locali praticamente prospicienti del santuario di San Costantino, e lì poterono stare soltanto grazie alla benevolenza del parroco Domenico Lupina, che praticamente li foraggiò, li sfamò, fece tutto lui, perché per quei tempi non era assolutamente possibile stare. No. Ecco, tornati qui nel 45, la scuola apostolica resistette sino al 48, quando il padre provinciale, padre Sogni, decise di chiuderla con grande rammarico del padre Apo. Nel frattempo si cercò di costituire un'altra sede, perché quella Santa Vetrace non era nato come luogo scolastico, quindi era sempre un po' problematico, in effetti anche i numeri erano limitati. Da dire che diversi ragazzi che hanno frequentato questa scuola poi si sono fatti gesuiti, padre Mura, padre Mancoso, padre Lecca, padre Onni, un diocesano, no? Quindi insomma ci abbiamo diverse vocazioni venute anche da Santa Vetrace. Quindi fu alla ricerca con la nuova sede, fu individuato il centro di Monorva, per tanti motivi sembrava ottimale, anche perché c'era stata una benefattrice, la Secchi Bitti, che aveva destinato alla diocesi di Sassari una sua eredità, diversi terreni e uno stabile, per costruirvi un istituto per la rigenerazione della gioventù maschile di Monorva. Un po' lo scopo era questo. Ci furono contatti tra la diocesi di Sassari e i gesuiti, e alla fine si decise di aprire questa scuola dove Gesù in qualche modo avevano l'interesse a costituire una scuola apostolica aperta a tutti, non soltanto ai ragazzi di Bologna. Quindi fu costituita questa scuola, fu inviato il padre Iosto San, grande padre Iosto, come primo rettore di questa scuola, e
altissimo, i numeri furono anche elevati. Tra studenti interni e studenti esterni stiamo parlando quasi di, e qualche anno fa che ho superato, di 80 ragazzi frequentanti la scuola, dove c'era anche tutta la scuola media, quindi tutto il triennio era garantito. E se non che ci furono un po' diversi problemi, c'era divergenza di vedute tra quello che la diocesi chiedeva e quello che i gesuiti facevano, poi ci fu il problema della lite giudiziaria, nel senso che gli eredi, questa signora aprirono una causa giudiziaria, la vinsero dopo un paio di anni perché bisognava restituire la scuola. Quindi in fretta e furia i gesuiti cominciarono a costruire qua, che era un campo, mi raccontano che c'era giusto una segheria, una falegneria sull'edificio qui davanti, dove ci sono questi palazzi, e fu costruito in fretta e furia tra il 58 e il 59 il primo stabile. No? Quando i gesuiti arrivarono a ottobre non c'era ancora né acqua né corrente, per cui si installarono a lume di candela. Poi fecero, pian piano cominciarono a sistemare le cose, a novembre arrivarono i primi studenti, stiamo parlando del 59, credo che i primi di dicembre siano iniziate le lezioni. E quindi da lì hanno... Direttamente a novembre, sì. Quindi da lì hanno poi proseguito. E abbiamo anche dei numeri notevoli che vi ho messo anche... nell'articolo, tanto per capire, a cui abbiamo trovato gli elenchi, possiamo dire che qui la scuola apostolica di Via Tuveri, all'epoca era Via Tuveri, adesso Via San Giusta, hanno frequentato 175 studenti interni e 213 studenti esterni. Andando a vedere anche le medie di promozione sono elevate, quasi tutti erano passavano la licenza, quasi tutti erano promossi. Poi chiaramente furono inviati molti destini, molti gesuiti, fu aperta la colonia marina di Villa Simiso, nel frattempo anno dopo anno anche la casa fu ristrutturata, ci fu, a un certo momento comparvero anche i termosifoni, no? Per dire, insomma, anno dopo anno. Questo è una scala, è un esempio di trekking, anzi di climbing, come dicono adesso, anziché scalare la roccia. Rispetto delle norme di sicurezza. Ovviamente tutti i pensionati e quant'altro, i 90 punti si arrestano, tra l'altro il rappresentante legale della sua. Io Gino Farris. Si vede Gino Farris e Alfio Gesù. Alfio è quello. Scalatori. E Vittorio De Sica. E Morelli. Addirittura Vittorio De Sica era notoriamente, adesso Vittorio non è presente, ma lo possiamo dire, aveva i piedi a 9 e un quarto. Va bene. Quindi, come vedete, diciamo, una bella esperienza, queste tre fasi, Santa Vendrace, Bonorme e poi Via Tuveri, possiamo dire che veramente centinaia e centinaia di ragazzi, non solo tanto provenienti dall'interno, ma anche di Cagliari, hanno avuto l'opportunità di entrare, non soltanto di fare la scuola media, ma di entrare in relazione con un mondo, con una spiritualità, con dei padri gesuiti, che si sono mostrati anche molto liberi, voglio dire, anche una bella testimonianza, mi ha colpito la testimonianza che ha fatto Franco Casula, no? Che quando ha raccontato della cosa e questo padre si è interessato per trovare Carlo Casula, per trovare appunto la luce lì a Villa Nazareth, a Roma, insomma, veramente dei gesuiti. Yeah.
e amigos caros, non podia non venere a Castello. Vos confido che in sistante matessi, che vos vido torra d'incantus antica allegria. Voi sedes promesa pizzinia, in voi mi rispasso e mi larido, solo pro voi sarmusa si schido, bisande rimas d'oro e poesia. Però, amicos, Castello è lontano, a sorte capo esuso, e millineos e sina galla impedde a Sanziano. E tanto è giusto chi che cireneos dividemas in sorde campidano su peso grau grae son longos andeos vinzar facende tappa in oristano. Ma si sanno anche timpinno e suore a chi è de annor fa che tottu e il mezzo sa restare in su connotto vinna sa cannochere su sennore che na conta poriu per una e che na butto. Grazie. Bellissimo. Questo è l'ultimo. Questa è la poesia che ho fatto. Valerio, questo che dovete cantare. Chiama Valerio. Questa è una poesia lunga per questo neo sacerdote. Ad Amaiora Paolo Esinara Paolo Carzello. A repicos allegro sas campanas o esona na festa, es armonia si spargue durche che s'ave Maria da siniscola a terras più lontanas. Es verano avanzado, es a natura, in custo viorido mese maio, est in vester de gala, in duna maio, de colorer de nuscoso e luccura. E finza rinsuchelu er festa manna, anze lo santo, anima arbiadas, che in fide ardente e bocche satonadas cantano osanna in chelu, osanna, osanna. E a cun sonno, su coro e su santo, intona gloria in chelu e paga in terra, mentre scolum barbellas in sa serra, isorben bolos in onore bantu de Paolo Carzedda che ha azzurato in libertade e determino vorte d'esser fidele a Cristo fino a morte comente da Epizzino ha sognato. E oe a fines sa grande scommissa d'esser sortato e Cristo su Messia la binchida e zacrasa galania con sacra pane binu a prima missa. S'emozione stanta e in sumamento sul respiro lieniti a mancare, sa lacrima s'appogliermi saltare, sa sanca stremes che canna s'avvento. E lampati in sosogro risulanos, sa vieresa e su babbo mannoso, sa mamma pranga e lacrima ardegoso, vrade che insorre rizocan s'armanos. Basos a franzos, allegro baccano, naran a tutto chi como es finida, sa sacra funzione e prossa vida, Paolo il ministre Deu e gran manzano, povero che Francisco in umiltale, e spronto e sparghe, ranor di amore, vina saccando che era su sennore, vina saccando ban necessitare. È sempre bello, in questo mondo pleno, d'egoismo, de inare e farsa ordeos, abide son novello sireneos, trazare lucer de dolore anzino. E tanto muove, e stora, anda securo, su riso in lara, sa vide in su coro, isparghe speras e sentido ardoros, e luce santa in nue batiscuro. Sia sconforto, assuma la sortadu, assuma laidu, balsamo e consolo, un amico videle a chi è solo e amparo sicuro a semigravi. Insinza chi in amore su vanzelu, ma prude tutto ascurta e si arbono, chi in chi è pentido ti pedi perdono del suo peccato scoffende il suo chelo. E mantene in chesu che chereu, s'amore coriale a babbo e mamma, e non si stute mai sa viama de questa vide manna cantes Deu. Ad Amaiora Paoletti.
buona fortuna. Si strada è scusta e giusto ne subento. Si tenne sfida e questo giuramento può stoccare a punti che sale.